e si riaccendono i fari del Ciriaci di Roma per la Centurion League, sfida di ritorno in questa semifinale tra Disprima Porta e Marval Gomme. All'andata il Disprima Porta ha aperto 2-5 contro i ragazzi di Ballisai. Questa sera c'è da riscrivere un ultimo atto, altri 50 minuti per giocarsi l'accesso in finale. Calcio di punizione per il Marval Gomme. La botta dalla distanza del numero 11 che termina sopra la traversa. Ripartenza del Dis. La girata. Poi la conclusione che rimane alta sopra la traversa. Giro palla del Dis Prima Porta. Tre uomini su di lui a pressare. Si gira molto bene l'attaccante. La botta disinnescata dal portiere. Ripartenza per il Marval. In contropiede, ma sono tantissimi comunque i ragazzi in maglia gialla a difendere. A vuoto l'intervento di scivolata, la conclusione con il destro fuori, sempre Marval adesso, versante destro del campo, ecco l'imbucata in verticale, il tocco di rimando per il triangolo chiuso sui pressi della tre quarti, calcio d'angolo, Marval Gomme giocato all'indietro, Pellerini con i piedi allontana. Ancora una ripartenza per i ragazzi di maglia nera che stanno spingendo tantissimo in questo frangente. La conclusione a rete e la palla che termina in fondo al sacco. Non arriva il tocco da parte del difensore centrale sulla linea. Pellerini si fa tirare dal pallone qualche passo in avanti. Ancora una sventagliata lunga. La tiene dentro l'esterno d'attacco del Marval Gomme. La palla messa in orizzontale sul secondo palo. Tutto solo, senza nessuna marcatura, arriva il tapin facile facile per il 2-0. Pallone rimesso in gioco rapidamente dal Marval. Out di destra questa volta, vertice dell'area di rigore. A incrociare arriva di nuovo la zampata quasi sulla linea. Ancora una volta lasciato troppo solo un uomo sul secondo palo dalla retroguardia del Dis Prima Porta. Calcio di punizione per il Marval, battuto con potenza la palla che sfila alla destra del palo. Ed inizia adesso il secondo tempo, i primi 25 minuti di gioco hanno visto un predominio sia dal punto di vista delle occasioni che dei gol da parte del Marval Gomme che conduce per 3-0. Attenzione adesso nuovamente offensivo con Ballisai, imbucata dentro, il tocco sotto a scavalcare Pellerini sul primo palo, è il gol del 4-0. La situazione è ormai piuttosto critica per i ragazzi di Prima Porta che però ci credono ancora. Intervento a vuoto in scivolata, la ripartenza dunque del Marval, apertura sulla destra dove c'è lo stop e la conclusione, una sassata che gela completamente Pellerini, il tiro non particolarmente angolato poi che comunque termina in fondo al sacco. Altro calcio di punizione. C'è Ballisai in punto di battuta, tre uomini posizionati in barriera, manca lo specchio della porta. Occhio allo scatto di Marziali che prova a calciare, trova il gol della bandiera provvisorio per il Dis Prima Porta. Rivedibile l'intervento del portiere del Marval sul primo palo. Fatto sta che siamo sul 5-1. Sventagliata precisa verso Ballisai, un difensore su di lui. Ballisai trova lo spazio per calciare, Pellerini devia. Bella la giocata filtrante. Altrettanto la lancia in avanti ancora Marziali, la botta di Mancino, doppietta per il bomber del Dis Prima Porta che trova l'angolo alla destra del portiere e va poi a posizionare rapidamente il pallone al centro del campo. Ancora Dis, occhio ad Albu, il pallone che viene deviato, poi la botta secca e arriva il gol del 5-3. Sta accorciando piano piano le distanze il Dis Prima Porta, ma c'è ancora tantissimo da fare per riaprire i conti. Calcio di punizione, alla fine parte Marziali con il destro, bravissimo il portiere ad allontanare, poi contro ribattuta a rete fuori. Intervento duro a centrocampo con la palla che poi viene battuta rapidamente al volo, è andato a segno Diego Felici battendo in uscita Pellerini. Questo è il gol del 6-3 che temo spenga completamente le ambizioni del Dis Prima Porta. Ancora possesso palla giallo, la giocata con l'esterno dove arriva Angeletti sulla sinistra, il tiro di piattone fuori.
Occhio perché Balisei va a riconquistare il pallone in una zona spigolosa per il disprima porta. Arriva a ridosso dell'area di rigore, pallone sul secondo palo ed è il terzo gol in fotocopia per il Marval Gomme. Settimo complessivo, nuovamente lasciato indisturbato questa volta Verino Sirigu. Ventagliata sulla destra che si perde sul fondo, ma non c'è più tempo. Finisce qui al Ciriaci di Roma la corsa del disprima porta. Esce sconfitto dal campo per 7-3 contro il Marval Gomma. Si va ad aggiungere anche la sconfitta dell'andata. Dunque saranno i ragazzi di Balisei ad approdare in finale.